viaggio da cui si torna diversi, cambiati, rigenerati. È il commento unanime dei pellegrini che, dopo giorni di cammino insieme alle loro compagnie, hanno fatto ritorno nei propri paesi dopo il pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna di Canneto a Sette Frati, per essere lì nel giorno dedicato ai festeggiamenti in onore di Maria, che ogni anno si tengono il 21 agosto. Fedeli partiti da diverse province. Il culto per la Vergine Nera, infatti, coinvolge tante comunità, non solo della provincia di Frosinone, con pellegrini che percorrono lunghi viaggi e sentieri impervi prima di arrivare nella vallata dove sorge il santuario. E a rendere tutto più difficile è stata la pioggia che li ha accompagnati per gran parte dell'esperienza. Ma è un viaggio che lascia dentro emozioni indescrivibili, racconta chi lo ha compiuto. Ciò che si prova ogni volta che si fa un pellegrinaggio è difficile poterlo descrivere con le parole. Sono quelle tipiche sensazioni che diceva Dante: intendere non li può chi non le prova. Pellegrinaggio a Canneto, per poterlo vivere lo devi soltanto provare, raccontarlo è un'altra cosa. Io sono 48 anni che vado a Canneto, circa 20 che mi occupo dell'organizzazione della compagnia, e ho sempre voglia di apprendere qualcosa di più e di comunicare agli altri qualcosa che ho appreso. Una grandissima emozione per l'amicizia della gente, per la fede che abbiamo quando andiamo a Canneto e per tutto quello che si è, anche con la pioggia, con i temporali. Siamo andati avanti con gioia, con allegria verso Maria. Sono 138 anni che la nostra tradizione va avanti e siamo stati molto uniti anche con conti meteo avverse. È la mia prima volta, io sono anni che vado con la mia famiglia, andiamo ogni anno, però questa è la mia prima volta che faccio 5 giorni. È stata questa forte unità che c'è stata tra le persone, ho conosciuto delle persone veramente speciali e consiglio a tutti di farla perché ti cresce qualcosa dentro che ti aiuta a vivere, secondo me. Io per 50 anni sono andata a piedi, questa Madonna di Canneto lascia sempre qualcosa di molto bello. Quest'anno il senso di comunità che si è ricreato, perché rincontri vecchi amici che non vedi mai e conosci dei nuovi, ti rapisce. Il pellegrinaggio è un conoscere gli altri e se stessi, sempre, sempre nuovo, sempre bello. È il pellegrinaggio della Canneto, questo è il pellegrinaggio della Madonna di Canneto. E come tradizione vuole, a salutare il ritorno delle compagnie e i fuochi d'artificio.